noi siamo una famiglia di 5 persone, appunto io, mio marito e 3 figli minori di 13, 8 e 7 anni. E siamo una famiglia che un tempo poteva definirsi agiata, con un reddito superiore ai 50.000 euro, pur tuttavia al giorno d'oggi la ricchezza non si parametra più in base al reddito, ma in base al numero di figli che hai, perché di fatto il mio reddito e la tassazione sul mio reddito è al 70%. Il fatto di essere, di lavorare entrambi, comunque di avere un reddito superiore a quello che viene definita la base, che sono i 33.000 euro, i 35.000 euro, che sono quello per avere anche almeno le agevolazioni sanitarie, che noi neanche di quelle godiamo, di fatto fa sì che noi non abbiamo alcuna agevolazione. Quanto le costano 3 figli al mese? Allora, sicuramente quei 1.200-1.300 euro al mese, considerandoci mensa, la mensa scolastica, considerando i trasporti. C'è il figlio più grande che insomma incomincia a muoversi con i mezzi pubblici, e comunque anche l'abbonamento non sconta, pur essendo uno studente non sconta niente perché il reddito è superiore, le spese mediche, non c'è dentro la spesa alimentare che insomma la calcoliamo in toto, ma che comunque è considerevole, i vestiti ci sono, le scarpe che cerchiamo di temporalizzare, ma ci sono anche queste, c'è la palestra. Poi devo dire che io ho bisogno di una babysitter, perché spesso e volentieri io devo essere fuori per lavoro. Chiaramente il fatto di essere soli e non poter contare anche sulla rete familiare, questo incide molto, costa dai 1.200-1.300 euro in su. Uno stipendio. Poi se uno mette anche il mutuo o un affitto, 2.500-3.000 euro il mese, insomma, ma proprio per essere anche stretti. Pensando che abbiamo acquistato una casa, abbiamo deciso di avere 3 figli, noi non siamo mai riusciti a farci una vacanza. Perché? Perché non c'è risparmio, non c'è qualcosa in più. Fortunatamente si vive, ma questi soldi in più non ci sono. Non ci sono né per le vacanze e né per risparmiare, né per pensare di mettere dei soldi da parte per i miei figli nel futuro.